questa meraviglia di cucciola e gin. Guardate che carina, una spinoncina chiara, bianco con qualche sfumatura di arancio dietro, ecco qua. E un nasino, guardate il nasino come è maculato, bellissima questa cucciola. Lei è dolcissima e vivacissima, un po' timida in questo momento e anche intimorita perché l'abbiamo messa sul tetto della cuccia per farle le foto. Gin è arrivata qui in canile con altri quattro fratelli. Proviene da una campagna dove la sua mamma selvatica li ha messi al mondo, lei e i fratellini, e non si è fatta prendere subito la mamma. Loro erano piccolini, avevano 2 mesi e sono entrati prima in canile. La mamma invece è stata presa in una trappola praticamente perché non si fidava ad avvicinarsi e adesso sono tutti insieme qui nel box da 1 mese ormai. Credevamo che Gin e i fratellini, belli come sono, li avrebbero visti e scelti subito, invece così non è stato. E loro sono qui che aspettano un'opportunità, quella di essere visti appunto e scelti dalla famiglia giusta, perché per questi cuccioli cerchiamo una famiglia responsabile soprattutto, non soltanto amorevole, perché è facile voler bene a questi piccoli, ma non tutti sono poi in grado di occuparsi di loro per i prossimi 15 anni, dobbiamo scegliere molto bene, con attenzione. Quanto crescerà questa piccina? Adesso ha circa 3 mesi e secondo noi diventerà di taglia media. Una cosa è certa, non è un cane di taglia grande, questo ve lo possiamo assicurare. Piccola Gin, vedrai che prima o poi noteranno questo tuo musetto irresistibile e chiameranno, perché sei troppo, troppo bella, troppo. Ciao piccolina, buona fortuna. Ciao.